in una notte. La voglia di dimostrare di essere la più forte senza discussioni contro l'irrefrenabile sete di vendetta. È Inter contro Juventus, è la partita più attesa dell'anno. Mancini non recupera Vieira e Cambiasso che non vanno nemmeno in panchina e sposta Chivu a centrocampo con Zanetti e Stankovic. Jimenez è trequartista dietro a Ibrahimovic e Cruz, l'incubo della Juve, a cui ha segnato 8 gol in carriera. Nei bianconeri in difesa non gioca Zebina, gli esterni sono Grigera e Molinaro. A centrocampo chiavi del gioco affidate a Camoranesi, centrale insieme a Sissoko. In attacco Trezeguet e Del Piero che con 552 presenze in maglia bianconera raggiunge Scirea e colleziona l'ennesimo record. Avvio prepotente dell'Inter. Maicon si impadronisce di forza della corsia destra mal presidiata da Molinaro e crossa verso il palo lontano. Chivu si allunga per incrociare il sinistro, ma la sua conclusione è larga alla sinistra di Buffon. La Juve fatica a fare gioco, ma al settimo spaventa l'Inter. Molinaro in qualche modo serve Nedved. Pronta pennellata del cieco per Del Piero, che anticipa Maxwell e chiama Giulio Cesar al primo intervento della serata. Si lamenta con Farina il capitano bianconero perché sostiene di essere stato ostacolato irregolarmente da Maxwell al momento del tiro. Tesi non condivisa dal direttore di gara. Minuto 18, punizione per l'Inter. La batte Jimenez che riesce a pescare Burdisso a un metro dall'1-0. Clamoroso errore dell'argentino, pallone che finisce in zona Stankovic. Il suo colpo di testa scheggia la traversa. Super occasione per l'Inter. Burdisso si vede sbucare un pallone d'oro ma non riesce a trovare la giusta coordinazione per metterlo in rete. Poi Stankovic di testa mette i brividi a Buffon colpendo la traversa. La gara è abbastanza equilibrata, un po' meglio l'Inter anche se la qualità di gioco delle due squadre non è scintillante. Ci sono anche tanti errori che costringono i giocatori a spendere falli rischiosi. È il caso di Chivu, terzo ammonito dell'incontro dopo Molinaro e Cruz. Il rumeno diventa protagonista in positivo qualche minuto dopo, al 34esimo. Il suo calcio di punizione tagliato e veloce come una scheggia sembra destinato a infilarsi nell'angolino. Parata mostruosa di Buffon che si allunga e con la mano sinistra riesce a deviare in calcio d'angolo. Fantastico intervento del portierone bianconero perché la punizione di Chivu era davvero ai limiti della perfezione. Seconda parte del tempo decisamente più nerazzurra. Minuto 42, altra punizione per l'Inter. Ci prova Ibrahimovic. La conclusione dello svedese è potente ma troppo centrale per mettere in crisi Buffon. La Juve prova a scuotersi prima dell'intervallo. Sissoko raccoglie il rimbalzo dopo la respinta di Burdisso e spara di destro senza pensarci. Reattivo Giulio Cesar che disinnesca il siluro del maliano. È l'ultimo episodio del primo tempo, Inter e Juve negli spogliatoi sullo 0-0. Mancini e Ranieri non cambiano nulla dopo il riposo. La ripresa si apre con la Juve subito propositiva. Cross da destra di Grigra, Trezeguet non ci arriva, alle sue spalle tutto solo c'è Nedved che prende la mira e scarica al destro. Superlativa risposta di Giulio Cesar che chiude alla perfezione sul suo palo. Grande opportunità per la squadra di Ranieri, Nedved ha il tempo di coordinarsi e scegliere la soluzione migliore. Bravissimo Giulio Cesar a salvare l'Inter. Minuto 49, ancora Juve avanti. Molinaro senza troppa convinzione cerca Trezeguet che non aggancia ma alle sue spalle si materializza Camoranesi che tutto solo davanti a Giulio Cesar non perdona. Juventus in vantaggio. Come all'andata, Camoranesi punisce l'Inter e fa impazzire i tifosi bianconeri. È il quarto gol in campionato per l'italo-argentino, il 25esimo in Serie A. Ma sul lancio di Molinaro, Camoranesi si trova anche se di poco, al di là dell'ultimo difensore dell'Inter, Materazzi. Ma né Farina né l'assistente Nicoletti si accorgono della posizione irregolare dell'autore del gol. Mancini cambia subito qualcosa. Fuori Jimenez e spazio a Suazo. Inter ora con il tridente. Proprio l'honduregno cerca subito il pareggio. Geniale assist di tacco di Ibrahimovic e destro di prima intenzione di Suazo. Pallone alto sopra la traversa di Buffon. Minuto 63, Camoranesi verticalizza per Del Piero. Magia del capitano bianconero per Trezeguet, Burdisso non ci arriva. Sinistro al volo del francese e pallone in rete. Inter 0, Juventus 2, San Siro si colora di bianconero. Gol numero 17 per Trezeguet che riprende Borriello in testa alla classifica marcatori. Ma straordinaria la combinazione con Del Piero che disegna un assist da artista per il compagno di reparto. Burdisso tocca appena di testa, poi Trezeguet scarica in rete il suo 111esimo gol in Serie A. Una rete che si fa sentire nel morale dell'Inter che poco dopo rischia di finire definitivamente al tappeto. 67esimo, numero di prestigio di Del Piero che si fuma Materazzi e viaggia verso Giulio Cesar. Sinistro centrale parato, poi Trezeguet fallisce il tap-in. Gran numero di Del Piero su Materazzi, poi però il capitano bianconero calcia in bocca al portiere da ottima posizione. Inter in grandissima difficoltà, Juve assolutamente padrona della partita, che all'82esimo potrebbe essere definitivamente chiusa. Trezeguet e Del Piero sembrano dover solo decidere la paternità del 3-0. Tocca Del Piero, che però incredibilmente fallisce la missione.
Clamorosa occasione sprecata dei bianconeri a 8 minuti dal 90esimo. 60 secondi dopo, in avanti l'Inter con Balotelli. Appena entrato in campo, palla Maicon che penetra da destra e mette sul piede di Manish il pallone del 2-1. A un passo dai titoli di coda, la gara cambia improvvisamente finale. Primo gol in nerazzurro dell'ex centrocampista dell'Atletico Madrid, entrato a metà ripresa al posto di Cruz. Ora con 7 minuti da giocare, il finale diventa un attentato alle coronarie. Minuto 91, Manish fa da ariete per sfondare il muro bianconero. Zampata del portoghese e pallone sul palo. Inter vicinissima all'incredibile 2-2, sempre con Manish, questa volta sfortunato. Buffon e la Juve sono salvati dal palo. Soffrono i bianconeri finché Farina, dopo 3 minuti di recupero, fischia la fine. Vince la Juve ed è un'impresa. L'Inter non perdeva San Siro dal 18 aprile di un anno fa e ora i nerazzurri vedono la Roma farsi sotto a -4. Per la Juve è la serata sognata, la vendetta perfetta.